dobbiamo anche stasera parlare di due chicche. Allora, questo lo facciamo vedere. Allora, questa è la sciarpa. Allora, prima la sciarpa. Allora, prima, no, prima questo. Ah, è stato, come volete. Allora, questo signore, che si chiama Ignazio Signorini, è un trapanese che residente per ora 10 anni. Signorino, forse. Signorini. Signorino. Sì, signorino. Ah. Vabbè, per correttezza. La tecnica usata è la pirografia, che praticamente è una tecnica primitiva che utilizzavano già migliaia di anni fa, praticamente con un attrezzo arroventato sul legno, praticamente si fanno queste opere d'arte. Questa è un'opera d'arte. Assolutamente. E ovviamente oggi la tecnologia è un pochino più... È una penna a caldo. Penna a caldo, però insomma, se vedete la perfezione con cui ha disegnato Samuel di Carmine, è veramente eccezionale. E ce lo può confermare anche Tosatti, giusto Tosatti? Samuel, come te l'ha disegnato? È perfetto, è perfetto. Anzi, il Bob è perfetto. È anche meglio... ovviamente, se lo vedete dal vivo, è veramente ancora più impressionante. Ignazio l'ha donato al Museo del Grifo e noi l'abbiamo accettato molto volentieri. Quindi ha un reperto, diciamo, giovane, passiamo a uno molto molto più datato. Che è questa. Che è... Intanto Roby, dopo dobbiamo risalutare il nostro amico che si era perso, i saluti. Diciamo però Claudio, questa è la primissima sciarpa del Drunk Boss di Raso, che ha fatto Aldoni Marcuggini, del 1992. È una sciarpa rarissima. E Drunk Boy era un gruppo storico del Perugia che prima era in Curva Nord e poi trasferito in Curva Sud. Che venne in Curva Sud insieme a voi di Vecchia Guardia. Nella Gaucci e altri gruppi. Sì, quindi ringraziamo Ferruccio Tini che ce l'ha gentilmente data.